Un'ora di lavoro, 5 piastrelle. A mano, usando questi. Ma ora basta. L'ho ucciso. Dato che ieri mi sono spaccato anche la schiena e quindi oggi non posso continuare, vediamo cosa è successo a questo maledetto flex, maledetta smerigliatrice angolare, sempre se riesco a smontarla. Allora, intanto via questo. Questo disco. Questo si sfida, punge come la vaffanculo a questo oggetto, vaffanculo. Quindi la smerigliatrice angolare è morta perché l'ho usata un po' troppo con violenza. Quindi vediamo un po' che cazzo è successo. Allora, qua ci sono quattro vite, qua c'è una vite. Fortunatamente sono viti normali. Non sono delle maledette Torx. Quindi ora facciamo un tear down in cucina. Il tear down si fa in cucina. Penso di averla sforzata un po' troppo. Questo è il rotore, questo è il cuscinetto, c'è odore di bruciato. Cadono pezzi, frammenti. Io non vedo come si possa aprire qua. Non capisco.
Sembra un... Sembra un... Ah, no, vedo... Vedo bruciature, vedo cavi distrutti qua dentro. Bene, quindi è proprio andata. Questo pezzo è unico, come fa ad uscire? Forse deve uscire il cavo, forse è tutto fuso? Non capisco. Ah, questa roba è incollata, tutto incollato. C'è questo qua davanti e qua abbiamo... Vediamo se sbattendo con violenza, no, non succede niente. Cascano dei pezzi. Ah, vedo due viti, bene. Smontiamo queste due viti. E due. Chissà che non riesca... Ma questo oggetto non si muove. Vedo due carboncini, ma vedo cavi bruciati, vedo avvolgimenti andati a fuoco. Molto interessante, devo dire. Qui c'è del fumo. Ma mi domando se non debba squartare questo cavo, ma qua è tutto saldato. Ah, ecco, si apre questo ed ecco le spazzole praticamente esaurite, sono andate. Vediamo, ecco qua, spazzola consumata all'osso. In effetti questa smerigliatrice angolare ha quasi 6 anni, 7 anni di vita ed è stata usata pesantemente, quindi era anche giusto che andasse a fuoco, era anche giusta. Mentre quest'altra spazzola è un po' più alta, però anche qui siamo arrivati alla fine, siamo arrivati al fine vita. Qua questo cavo va qui, questo lo togliamo da qui, ok, questi contatti li estirpiamo con la violenza necessaria. Ecco fatto. Ma qua sembra bruciato, anche questo è bruciato, anche il cavo alimentazione squagghiò, il cavo alimentazione squagghiò, questo non si capisce, l'avvolgimento non esce, neanche con la violenza. Tutto secco. Allora togliamo questo cavo e smontiamo anche questa vite. Qui ci sono altre due viti. Allora, questo coso esce di qua, vediamo. Ah, un condensatore con fiammata. Interessante, 0,22 microfarad. E qui abbiamo un troiaio perché questo preme interruttore, che è qua. Ora questi cavi li leviamo dal cazzo e abbiamo liberato questo che dovrebbe essere l'interruttore, potrebbe scorrere in fuori, infatti scorre in fuori, eccolo qua. L'interruttore scorre, questo è bello forte, devo dire, però sti cazzi. Ora praticamente non c'è niente che tiene fermi gli avvolgimenti qui,
Quindi come possiamo fare per smontarlo? Forse sbattendolo violentemente in terra. Proviamo. No, forse così. Sì, così. Un po' è uscito, come vedete, ma non abbastanza. Ah, ecco, sta uscendo. Questa roba ovviamente non passa qui. Ci sono questi induttori. Ci sono degli induttori. Noi taglieremo con l'odio, perché io non lo riparerò, perché io lo butterò via, perché vaffanculo. Ed ecco l'avvolgimento completamente carbonizzato e con i cavi interrotti. Qui ci sarebbe da rifare l'avvolgimento, ma siccome io non penso che valga assolutamente la pena di rifare questo avvolgimento, come potete osservare alla luce, è completamente bruciato, andato a fuoco, esploso con scintille, fiamme. Bah, diamo un'occhiata qua al meccanismo, interessante, giri qui e gira di là. Qua si vede dove l'avvolgimento ha strisciato, ecco qua c'è il segno della sfiammata. Qui comunque c'è un bel cuscinetto a sfera che se ci riesco recupero. Io non credo che si possa... Ah no, esce. Esce, non fino all'ultimo. Sì, è uscito, cuscinetto a sfera, insomma. Penso di averlo appena distrutto con la pinza, perché ho rovinato la parte qui. Vabbè, poi vediamo. Dentro ce ne sarà un altro. Vogliamo smontare anche la parte dentro? Si vedono le tacche che sono state fatte per bilanciare. E nelle tacche ci sono dei frammenti di ferro. Ma insomma. Smontiamo anche questa parte. È un peccato, però insomma, ripeto, era una smerigliatrice molto vecchia. Ecco qua, guardate il meccanismo, c'è questa rotella, qui c'è una rotella che gira, e poi qua dentro invece c'è questo rotello che gira. Non si vede perché ovviamente io la luce l'ho messa male, però c'è il rotello. Ma me ne fotto, va bene così. No, non ci costruirò un bel niente. C'è del grasso dentro, comunque era ben ingrassato. Che bello. Insomma, questo è quello che succede quando usate un flex o una smerigliatrice angolare, come volete chiamarla, in modo improprio. Semplicemente vi va a fuoco l'avvolgimento perché lo sforzo è troppo. Questa era una 500 watt, cioè 500 watt di etichetta, che sicuramente saranno molto meno. Per cui sì. Scarsuccia, ha funzionato, ha fatto il suo dovere finché ha potuto, dopodiché mi ha mollato perché ha detto: sai che c'è, tu stai esagerando e io mi brucio. Vediamo se riesco a smontare. Ecco qua, cuscinetto a sfera è perfetto, ho dovuto togliere quella parte interna, questa copertura qui che ho spaccato perché sono un demente. Potrei raddrizzarla effettivamente.
Va bene, grazie per aver visto questo video assolutamente inutile in cui mi sono inutilmente sporcato le mani creando un macello sul tavolo e ora dovrò buttare via tutto, ovviamente salvando le viti.